Vai. Allora, visto che siamo appena scesi da 4.000 metri altezza e fa un freddo della Madonna, e oggi è andato tutto storto, cominciando da... Ah, premetto, la prima volta siamo organizzati che abbiamo messo 3 taniche di benzina dentro la macchina, perché dici, sai, andare a far passo del Pamir, 726 km, non si sa mai. Che succede? Dopo 200 km prendiamo una buca, salta al tappo della tanica di benzina, tutta benzina dentro la macchina. Un casino della Madonna. Per non finire un'altra buca, per quale senso perfette, abbiamo bucato. Comunque da riga alla guida c'era sempre Nicola, eh! No! Guarda, ma sono buca! Ho fatto quello a te! Non lo so! No, maledetto! Non lo so, Nico! Allora. Guarda che se in modo ti sei ribloccato che ti sei. Ah! Ci senti con queste orecchie allora? Fullori! Fullori! Allentati! Allentati! Guarda, presa! Cric, pronto! Che è pronto? Superman! Da più 42 gradi, più che Superman, lui è Super Slot, vi ricordate? Yes. Molto probabile, però vabbè, lo dico, dai. Oh, l'ingegnere del Cric da Land Rover deve essere licenziato immediatamente. Concordo in pieno. Ma è stata la macchina, devi... Sì, è stata... E dai, però, non fa completo. Ho capito, Nico, la colpa non è mia. È dell'ingegnere da Land Rover. Vabbè, avete capito che ci siamo capaci. Mo stoppiamo e dopo, quando ci riusciamo... Quando ci uscivo, quando è mattina, guarda, fa freddo, guarda che tempo, guarda che freddo, mamma mia. Mettiamo stop. Ok, 2, 3, sono andati 3 e 5, no, com'è possibile? Gli darò un'altra botta di Cric, vedi? Non posso, Nico, sto a fare il video, rifà tutto da solo. No, mamma, fai la botta di Cric, che mi sei incastrato a terra. Oh, la schiena di Cric, mi sei messa. Scusa, Nico, ma te ne stavo io. Lo so, l'avrei bucato. Dai, fammi vedere come metti il primo bullone, poi non è che io posso aprire tutti e 5. Ciao Nico, è buono. Ecco, hai visto? Ho messo l'articolo 4, ci riesco, vabbè, faccio così e giro a destra. Ok, ciao a tutti. Ciao. Aspetta, dopo favo il video. Aspetta, ricapitolando. Una mano rotta, volete perché una mano rotta? Non so, se vi succede a voi che una tanica da 5 litri di benzina si apre dietro la macchina sopra i ziani, sopra i vestiti. Voi che fate? Ecco perché ne abbiamo ripreso quel piccolo video. Poi, che è successo dopo, vedi? Dopo hai bucato. Oh, una volta che ti dico secondo, che è successo, vedi, ho guidato 2 chilometri. Secondo voi è normale in una strada piena di buche andare a 120 all'ora? Tanto c'avevamo il Defender. Tanto c'avevamo il Defender. Sta macchina è fatta apposta per le buche. Prima buca, boom, ruota bucata. Io ho pure detto, guarda che abbiamo bucato. Lui, no, quanto guido io, non bucavo mai. Comunque, vabbè, siamo riusciti a riparare la macchina. Quindi adesso siamo pronti per la partenza e visto però che ci ha fatto tardi, sia per pulire tutta la macchina, anche se è una donna, sia per riparare alla gomma bucata, molto stasera, probabilmente stasera indovinate un po' dove dormiremo, visto che ci stiamo dirigendo alla dogana tra il Tagikistan e il Kirghizistan. Diteci voi, dove fermeremo a dormire? Se avete qualche consiglio per qualche hotel, motel, ostello,
Noi accettiamo, eh? E invece noi no, noi insistiamo, facciamo anche questa sera la nostra vita endogana, dormiamo qua dietro.